Ora lo riprendo giù piano e a destra, trapezio, via, linea di fronte, via. 320 col 92, colorati, via, andiamo, su. A rombo, via, bianchi, ora riclorati, ora in piedi, rilascio il duco, pronti per l'apertura, via. Ben corretti. in inverto, ora. Stringo. E non filo 6, eh. lo rilascio i bianchi ora molto bello se non avete l'appoggio pronti per i freni se ne via quelle che abbiamo appena sentito sono delle grazie Quelle che abbiamo appena sentito sono delle comunicazioni radio, comunicazioni radio fra la formazione in volo e il comandante a terra durante un tipico volo di addestramento delle frecce tricolori. La seconda voce che avete ascoltato era la mia. Mi chiamo Gaetano Farina e sono il comandante delle frecce tricolori dal 2018. Quanti di voi hanno assistito a un'esibizione delle frecce tricolori? Bah, direi in tanti, quasi tutti, che questo eh, fa piacere. Eh, pensate che dalla, da quasi 60 anni la Pattuglia Acrobatica Nazionale è ambasciatrice nel mondo dei valori eh, dell'aeronautica militare, del comparto difesa e del nostro sistema paese, della nostra bellissima Italia. Come? Attraverso il volo acrobatico collettivo. Ma vi siete mai chiesti come facciamo a mantenere la posizione di ciascun velivolo all'interno della formazione? Lo facciamo, provo a spiegarlo con, con un esempio. Immaginiamo di essere sulla nostra autovettura di superare un'altra macchina e mentre siamo in sorpasso cerchiamo di mantenere la posizione e la distanza dalla macchina che ci precede. E cosa facciamo? Eh, Alliniamo due riferimenti, magari i due specchietti retrovisori eh, delle due macchine, e eh, utilizziamo l'acceleratore e l'inerzia della macchina per mantenere la posizione. E, è un po' quello che facciamo in volo, eh, solo con qualche eh, Qualche complessità in più, proprio perché lo facciamo a circa 600 km orari, a poco meno di due metri l'uno dall'altro, e con altri nove velivoli attorno a noi che cercano di fare lo stesso lavoro. Questa eh, è una situazione estrema, una situazione estrema, una condizione che nell'essere così estrema ha implicita in sé la eh, capacità di poter, o meglio la capacità di prevedere e di eh, anticipare ogni possibile emergenza. E noi anticipiamo l'emergenza attraverso un metodo, un metodo basato sulla conoscenza, conoscenza dello scenario in cui stiamo operando, conoscenza dei task individuali e collettivi dell'intera formazione e conoscenza di quelle che sono le nostre prestazioni, eh, senza mai lasciare nulla al caso, neanche ciò che all'apparenza potrebbe sembrare un dettaglio. Partiamo quindi dalla valutazione dello scenario, dall'analisi dello scenario. In aeronautica catalogare eh, tutte le possibili soluzioni, tutte le possibili casistiche è il pane quotidiano. Come diceva un Arnold Glasgow, un noto uomo d'affari eh, USA del Novecento, l'essenza, una delle grandi forze della leadership sta nel fatto che un leader è capace di riconoscere un problema prima che questo diventi un'emergenza. Nel nostro caso tutti i dieci piloti della formazione sono leader, eh, quindi sono responsabili della propria vita e della vita altrui. Eh, quindi eh, nulla può essere lasciato al caso. Nascono così le checklist emergenze, eh, checklist che eh, abbiamo sviluppato negli anni e in ogni condizione abbiamo eh, scelto e abbiamo eh, visto qual è la soluzione più adatta da mettere in atto a seconda della situazione che eh, ci si pone davanti. Ovviamente, una checklist in se stessa, se, eh, sarebbe anche, seppur corpose, seppur punti, eh, puntuale, eh, sarebbe vana se non ci fosse dietro un, una conoscenza, una conoscenza di tutto ciò che ognuno di noi deve fare, non ci fosse un addestramento. Negli anni, nei 60 anni eh, di storia delle frecce tricolori, il pubblico, eh, così come voi, hanno ammirato più volte e ammirano eh, le esibizioni delle frecce, ammirano le figure acrobatiche, ammirano il tricolore steso in aria. Però dietro a tutto questo c'è una tradizione, una storia di 60 anni, in cui abbiamo creato, abbiamo formato il nostro programma di addestramento. È un addestramento continuo, eh, ne sono passato in prima persona, un addestramento che eh, ci porta pian piano ad ampliare quella che è la nostra area di performance. Ognuno di noi eh, comincia, eh, un neo assegnato alla, alla, al gruppo delle frecce tricolori, eh, comincia il proprio volo, ovviamente non si comincia direttamente a volare nella formazione dei dieci velivoli, sarebbe impossibile ed impensabile. Si parte dal singolo velivolo, si aggiunge poi un velivolo e si comincia a volare in formazione in coppia pian piano vengono aggiunti altri velivoli, quindi le due sezioni delle frecce tricolori che, eh, che si incrociano e, e, e fanno, disegnano in aria le figure del nostro programma acrobatico e poi insieme alle due sezioni viene aggiunto il solista per completare così la, eh, il volo corale dei dieci velivoli eh, della Pattuglia Acrobatica Nazionale. È una, un addestramento continuo, graduale, che non, che non, non, non fa solo chi è neo-assegnato all'interno del gruppo delle frecce tricolori, ma anche chi è all'interno delle frecce tricolori. Proprio perché nella permanenza d'aggregario di circa 5-6 anni tendiamo a far cambiare posizione. Questo perché? Per evitare uno dei rischi più comuni, ossia l'overconfidence, l'avere eccessiva fiducia in se stessi. Questo è un rischio che non possiamo permetterci. Abbiamo analizzato quindi le prime due, eh, i primi due punti, quello del, degli scenari, quello dell'addestramento e quindi della valutazione eh, del, eh, dei, dei propri task. Adesso andiamo ad, ad analizzare qual è, eh, come eh, andiamo a valutare quelle che sono le nostre performance. Nelle frecce tricolore lo facciamo in due momenti ben precisi. Eh, un primo momento che possiamo definire live, a caldo in cui il comandante a terra dà indicazioni dirette, mentre la pattuglia è in volo, dà indicazioni dirette ai dieci piloti della formazione e dice quali correzioni applicare per fare in modo che il volo sia da un punto di vista spettacolare il più bello possibile e sia condotto in sicurezza. È un po' quello che abbiamo ascoltato nelle comunicazioni radio all'inizio di questo mio speech. Il secondo momento è quello di un debriefing invece che possiamo definire a freddo, in cui il comandante va un po' più nel dettaglio di quello che è il... Eh, il volo di ogni singolo pilota e ogni singolo pilota ha la possibilità di, eh, passatemi il termine scendere dalla, dal proprio velivolo di estragnarsi dal cockpit e vedere la propria prestazione da una posizione, da una prospettiva diversa che è quella del pubblico attraverso la visione di un filmato, tutto questo perché per un continuo miglioramento frecci tricolori non significa quindi un talento innato o una propensione al rischio alla velocità L'essenza del nostro lavoro sta nel creare ogni giorno qualcosa di stra ordinario partendo da fondamentali ordinari imprescindibili, perché senza una valutazione dello scenario, senza un addestramento continuo e puntuale e senza soprattutto un'analisi di quelle che sono le nostre prestazioni, eh, le nostre performance, non saremmo mai la pattuglia acrobatica nazionale. Perché in sintesi le emergenze sono parte di noi e solo la conoscenza può portarci a guardare con serenità a quel tricolore che disegniamo nel cielo. Grazie.